Buona domenica a tutti voi. Come promesso, farò il tiramisù, la ricetta della mia amica di Camaiore. Gli ingredienti sono pavesini, cacao amaro, mascarpone, uova, zucchero e caffè che farò con la moka e lo lascerò raffreddare. Nel frattempo, dividiamo gli albumi dai torli in questo modo. Vedete, io ho già preparato il caffè, i contenitori in cui faremo il nostro tiramisù e a questo punto montiamo gli albumi con un pizzico di sale a neve ferma, mi raccomando. Via, montiamo bene bene, vedete, in questo modo gli albumi devono essere montati così, belli belli. Lasciamoli da parte e prepariamo la nostra crema. Io ai torli metto 4 cucchiai di zucchero, io uso zucchero di canna perché mi piace di più, ma voi usate quello che avete insomma in casa o quello che vi piace. Dobbiamo montarli bene, bene, bene finché tutto lo zucchero si scioglie e diventa una cremina in questo modo, vedete? A questo punto possiamo aggiungere mascarpone e anche questo lavorarlo bene, bene. Finché non c'è neanche un grumo, deve essere proprio liscia la crema, proprio bella senza grumi. Aggiungiamo i nostri albumi montati a neve un po' alla volta e mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto. Io ho preparato già i pavesini, avete sentito le campane, ma io abito vicino alla chiesa e la crema e a questo punto assembliamo il nostro tiramisù. Io metto sul fondo del contenitore un po' di crema, lo stendo tutta, vedete? Bagno un po' i pavesini leggermente, io non li bagno tanto perché poi si sfaldano troppo e rimetto tutti per benino in questo modo sulla pirofila, riaggiungo un altro po' di crema, lo ristendo uniformemente e a questo punto metto il mio cacao, mi raccomando, cacao amaro. Secondo me con tiramisù ci sta proprio bene cacao amaro. E vedete in questo modo e facciamo strati finché finiamo la nostra cremina. Quando abbiamo finito la nostra cremina, vedete, abbiamo riempito la nostra ciotola, va coperto con la pellicola e messo in frigo almeno una notte. Cosa che io non farò perché non ho tutta questa pazienza, sicché il mio starà 3-4 ore al massimo e poi lo proveremo insieme a voi. Eccoci qua il nostro tiramisù molto cremoso, veramente veramente buono. Io adoro questa ricetta, ho fatto anche una piccola decorazione così. Provate anche voi a farlo e fatemi sapere come è venuto. Un bacio!